prima vittoria del Matera in Serie B, ha battuto il Taranto per 1-0 con rete di Aprile al 22esimo del secondo tempo. Queste le formazioni schierate, il Matera con Casiraghi, Generoso, De Canio, sostituito dal 13esimo del secondo tempo da Beretta, Bussolini in Borgia, Gambini, Picatre, Raimondi, Aprile, Morello e Florio in panchina, Troilo e De Laurentiis. Il Taranto si è schierato invece con Petrovic, Legnaro, Dradi, Caputi, Picano, Massimelli, Roccotelli, Pavone, Quadri, D'Angelo, Renzo Rossi. Arbitrato l'incontro il signor Magni di Bergamo. Ecco, come potete vedere da queste immagini è aria di derby. Moltissimi i tifosi venuti da Taranto ed anche dalla provincia materana. Stiamo registrando queste immagini con Giovanni Picatre. Allora, Picat, così poi faremo un commento. Ecco, adesso facciamo un po' di cronaca. Qui vediamo l'ingresso ingresso in campo. Ecco, qui inquadrato il senatore Salerno. Dai nuovi spogliatoi, e questi sono i due presidenti, Carelli per il Taranto e Salerno per il Matera, le squadre schierate. Allora, Picat, qual è la prima impressione a caldo dopo questa vittoria? Ma è difficile dirlo. Noi credevamo in questa vittoria, l'abbiamo sofferta parecchio oggi sul campo, chi è venuto a vedere lo può constatare. È stato molto difficile portare in porto il risultato. C'è stata una cornice di pubblico semplicemente meravigliosa, come anche si vede dalle immagini. Ecco, vogliamo commentare queste immagini. Sì, qui c'è Taranto in fase offensiva, c'è uno scambio non riuscito fra Massimelli e Renzo Rossi. Si sta avanzando Pavone, fermato da Bussolini. Ah, qui è l'episodio del rigore, diciamo rimpallo in Borgia che accompagna indietro, ma a vederlo così sembra regolare, che lo accompagna. L'arbitro è stato di diverso avviso e ha concesso il rigore. Comunque sono rigori che non si concedono mai alla squadra. Sì, anche perché in Borgia era in vantaggio. Sì, ma di 2 o 3 metri, non aveva bisogno di aggiustarlo con la mano, cioè fosse stato pressato sulla stessa linea. Comunque Casiraghi è stato grandissimo qui, ha fintato la parata sulla sua destra e poi è andato a prenderla presso la sinistra, meno così mi ricordo, l'ha preso molto bene. Ecco, adesso rivedremo le immagini da altra angolazione. Qui. Sì, qui la disperazione nostra quando abbiamo sentito il fischio, e qui invece l'esultanza, vedi? Cioè, una liberazione, perché eravamo sicuri, cioè sicuri non si è mai, però se un rigore è sempre un gol al 99%, che se uno si ritrova nel sacco. Ah, questa è l'azione di Aprile, la palla gli ha rimbalzata non troppo bene, e non ha potuto calciare di prima, perché se calcia di prima penso che con il tiro che ha Luciano probabilmente facciamo già gol qui. Quindi Petrovic però ha compiuto un ottimo intervento. Sì, anche perché era coperto da 2 o 3 suoi difensori, che è passato in mezzo. E poi ha finito il primo tempo. Guarda un po' la marea, mai visto Matera, non eravamo abituati a questo pubblico. Qui sono immagini del secondo, non è che si vede molto bene. Ah, questa è l'occasione del gol nostro. Sì, beh, diremmo il tuo quasi gol. No, questo è quello di Luciano. Vedi, questo fa gol. Ha fatto un tiro cross, ha sorpreso nettamente Petrovic, che secondo me stava cercando l'uscita, è stato ingannato. Qui invece c'è un bellissimo tiro, no, è la ripetizione dell'azione. C'è un doppio scambio fra Morello e Aprile, Aprile la ridà Morello, di nuovo Aprile, punta sull'uomo, come esce libero, adesso cerca lo scambio com'è, e poi di prima intenzione calcia di controbalzo. Come ho detto prima, per me Petrovic era già spostato aspettando il cross, e invece è stato un po' sorpreso da questa palla, era un po' insidiosa, a fil di palo. Qui adesso c'è la reazione tarantina, loro erano molto pericolosi. Guardi qui che tiro al volo, che meno male che Adriano era in giornata.
Senti, a tuo giudizio su quel gol è stata una papera del portiere o una prodezza di Aprile? Ma è sempre difficile giudicare. Questo è il mio quasi gol, come dicevi tu prima. Luciano ha messo una bella palla, lisciato, mamma mia, arrivederci. Non posso commentare. Ecco, posso sì. Commentare l'espressione che sto dicendo adesso, ma non sono raccomandabile. E qui è stata un minuto dopo, come calcio momenti ci fanno gol qui, ancora Adriano, guarda che occasione, guarda. A porta vuota la ripresa, calciato salvato, non so se Beretta, sembra Beretta, salvato sulla linea. E poi hanno perso l'occasione. Quindi dal 2-0. Potevamo andare all'1-1, è vero? Ma io l'avevo pensato, quando ho sbagliato il gol tornando verso il centro di campo, ho pensato, il calcio è così, sbagli l'occasione e subito ti puniscono, manco farlo apposta, ma mentre ci fanno gol, meno male che non è andato, se no la coscienza era un disastro stasera. Bene, adesso...